Buonasera, ciao a tutti gli amici, sfumiamo la canzone, bene Stefano vale già in linea, Max ciao. Diego, ciao, siete solo tre, però va bene così. In ogni caso riesco a fare la trasmissione. Mi basta una persona dall'altra parte per cercare di sentirmi meno solo. Comunque, benvenuti. Oggi, bellissima puntata, secondo me. Eh, perché? Perché si parla del mio amato fronte orientale a livello di Seconda Guerra Mondiale. Un numero di Stage Tactics veramente, eh, veramente pregevole. Secondo me, ciao Stefano, Stefano Fontana e Stefano Valentini, fra poco saranno nel salottino in maniera tale che mi aiuteranno ad analizzare sia il wargame che ripeto, leggevo oggi su BoardGame Geek che non ha delle votazioni così alte, ma secondo me sono votazioni un pochino ingiuste perché. Molti dicono è un gioco completamente sbilanciato, non fa per me. Quindi tutto eh, è un, già un, una sorta di battaglia che parte, diciamo, eh, squilibrata in partenza. Però già che il gioco abbia, abbia diversi livelli di piazzamento, proprio per controbilanciare, per vedere un what if, se Hitler aveva più divisioni a disposizione, mi sembra, Un'ottima cosa e soprattutto una, una frase carina che ho visto. Beh, questo serve per far imparare qualche neofita e, e alla fine fate tenere il sovietico in maniera tale che si diventerà un mondo perché va a caccia <coughs> delle povere, siamo a livelli di divisione, delle povere unità eh, tedesche che sono soprattutto sotto organico. Stavo, ho dato un'occhiata all'articolo, non l'ho letto completamente. Ho analizzato solo le parti principali e adesso poi ne andrò a parlare con Stefano Fontana e Stefano Antini confermano eh, un fatto il denominatore comune del 1944 che ormai eh, l'esercito, l'armata rossa aveva imparato a combattere, aveva imparato da chi? Dai maestri, dai tedeschi e qui nel 1944 abbiamo un tedesco che ancora si difende coi denti anche se il materiale a disposizione è poco scarso, vedevo soprattutto la scarsità di cemento che avevano i tedeschi nel costruire fortificazioni, quindi si arrangiavano con materiale sul posto, o materiale non sicuramente di prima scelta. E, e soprattutto i sovietici avevano imparato l'arte. Se permettetemi di usare questo termine. Ciao, Pietro, benvenuto: l'arte della Blitzkrieg, l'arte di sfondare e poi mandare all'attacco mezzi, eh, le divisioni corazzate meccanizzate per sfruttare lo sfondamento. Eh, abbiamo parlato sempre della famosa Blitzkrieg, delle famose divisioni corazzate tedesche pronte a sfruttare lo sfondamento delle delle unità preposte al primo attacco e i sovietici lo attuano alla grande dal 94 nel 1944 e soprattutto in questa distraction of army group center e mi ha sempre veramente eh, entusiasmato perché questa questo, chiamiamolo questo evento operation Bagration se vogliamo usare un bel libro fotografico dopo eh, pubblicherò sul nostro gruppo eh, qualche bella foto eh sì, Pietro, sono d'accordo. Glanze da leggere a riguardo. E, in ogni caso, vi ripeto, l'articolo di Alnofi su Strategy and Tactics è, non è un libro sicuramente, ma è molto molto esaustivo eh, in quanto analizza eh, le cause di questo crollo del gruppo di armate centro e tedesco che era nell'aria. E quello che dicevo ieri conferma quello che dicevo ieri, il numero altissimo di divisioni che il tedesco stava impiegando lungo il fronte, c'è una eh, tabella pagina 14 che lo riporta. E... In cui abbiamo circa 24, eh, 24 divisioni eh, mobili tedesche contro le 11 in Francia, le 7 in Italia, 3 nei Balcani e 3 in Germania. A riprova, come sempre dico, che eh, il vero conflitto della seconda guerra mondiale eh, si trova lungo il fronte orientale. Ma non voglio parlare tanto oggi, sono anche diciamo un pochino... Posso dirlo un pochino stanco oggi, quindi voglio far parlare soprattutto i miei due grandi amici ed esperti, Stefano Valentini e Stefano Fontana. Prima vado a chiamare Stefano Valentini, e poi chiamerò Stefano Fontana. Via, chiamiamo Stefano Valentini, mettiamogli la voce e vediamo se è pronto lì. Ma come dice lui, ti ho fregato, tie perché fanno sempre a gara come i bambini piccoli per chi arriva primo in collegamento eccomi eccomi Stefano Ecco. Ciao. applausi per Stefano e Stefano ti vengo subito in linea perché chiamo subito Stefano Fontana ecco ragazzi andiamo subito a creare il nostro eh, diciamo salottino del podcast con Stefano Fontana docente universitario grande appassionato di eh, Workday Spy vediamo un po se ci risponde subito, ma dovrebbe essere anche lui pronto. Eccolo qua, ciao Stefano. Applauso anche per Stefano. Uniamo le due telefonate. Bene, Stefano Valentini, mi senti? Assolutamente. Ok, così. Stefano Fontana, ce l'abbiamo in linea. Ragazzi, non so se avete ascoltato, ah, uh, uh, avete ascoltato la mia, diciamo la mia introduzione, ma non voglio parlare troppo oggi, poi alla fine divento noioso e mi ripeto, lascio a voi veramente la parola. E partiamo da Stefano Valentini. Stefano, io veramente oggi, tra una cosa e un'altra, ho analizzato un po' l'articolo di Alnofi, perché voglio partire dall'articolo di Alnofi su questo periodo del 44 sul fronte orientale. Tu qual è la tua impressione e qual è la cosa che ti ha colpito di più? Ma diciamo che comunque sia si parla, io credo eh, che si parli del peggior disastro dopo Stalingrado qua, eh, perché, mm -hmm. eh, è perché comunque sia su un numero che non si sa bene se tra i 400 e i 500 mila uomini del gruppo d'armate centro eh, praticamente eh, ne hanno fatto polpettine poi alla fine, eh, perché insomma poi si dovevano fronteggiare su un fronte molto ampio trovavano a fronteggiare un milione di, di soldati sovietici in prima linea e un altro milione in seconda linea in riserva quindi il russo aveva messo aveva messo un sacco di cose quasi, sembra quasi 5.000 carri e 30.000 Sì, ma in infatti bravo Stefano che l'hai ricordato perché veramente io dico sempre analizzate le cifre anche se in questo caso c'è veramente, si riporta che le cifre sui tedeschi non sono molto, non ci sono molti archivi. Adesso chiederei anche a Pietro se Glanz, alla luce che Glanz magari ha notizie più eh, diciamo eh, note, a, hanno aperto altri archivi. Se ha il numero, se su Glanz appare il numero preciso delle, del numero iniziale tedesco e delle perdite, e per favore abbassate. Abbassate l'audio perché ho un ritorno in cuffia fastidioso, eh, chi è no, che... No, non ho niente. Allora forse Stefano Fontana. Tu quindi Stefano eh, dici che è stata la... Eh... Ragazzi mi dovete abbassare qualcosa perché altrimenti ho un ritorno in cuffia e faccio fatica a parlare anche, ce l'abbiamo fatta? Bene, dicevo, eh, sì, sì, no. eh, quindi te Stefano, per te la più grande disgrazia dopo Stalingrado? Invece per Stefano Fontana sei sulla stessa linea d'onda o ti ha colpito qualcosa di diverso leggendo l'articolo o dando un'occhiata alle notizie di Alnofi? Allora io diciamo, sono in perfetta sintonia con, eh, con quanto dicevate, nel senso che praticamente è stato la fine veramente una, uno tsunami che si è abbattuto diciamo, eh, sul, la, eh, sulla Wehrmacht. Eh, la cosa interessante di questo articolo, che ce ne stanno veramente, è un ottimo, come al è solito è un ottimo articolo presentato dal Nofi, ci sta un bel riquadro di Hitler come comandante militare, c'è cioè un, un piccolo... Uh, di quadro con delle note. Presentate. Sì, a pagina 16 ah. Hitler come comandante militare. E, e poi praticamente, come al solito, la dovizia di, um, eh, di particolari che sono sempre interessanti: eh, lo schema delle divisioni russe, quelle della Wehrmacht, eh, le, um, piuttosto che alcune mappe. Che sono ben presentate, cioè devo dire la verità. Un articolo di questo tipo, onestamente, stiamo sempre parlando poi eh, fine anni '70 se non sbaglio. Sì, eh, e presumo detto, che anche ma... per quello, ecco perché sarebbe bello, okay. Stefano. Eh, le noti Quando dice che non sono così certi i dati tedeschi, francamente io non ho letto nulla recentemente che mi riporta le cifre precise. Ecco perché dicevo a Pietro Flaminio, ma Glanz che cosa dice? Perché tu che sei amante delle cifre, giustamente dici sì, come diceva Stefano Valentini, i sovietici hanno uno più uno, circa un milione di persone pronte all'attacco. Dotate di tutto punto, attenzione: non è che fossero solo fanteria, eh, più un altro milione pronte a sfruttare, mentre i tedeschi sì c'erano, non c'erano, però a me sembra quasi un fronte di carta contro delle forze preponderanti alla fine. Quello che si si dire, diciamo, quello che si può dire è quello: diciamo, una considerazione, penso che sia tutto evidente, che alla fine. Eh, i tedeschi veramente hanno fatto una resistenza, è stata opranza praticamente, perché non si sono diciamo, mai eh, insomma, combattevano su due fronti, insomma, veramente una cosa impressionante. Diciamo. Visti i numeri, cioè, questo non è va sottolineato, insomma, che comunque insomma, hanno dato filo da torcere fino alla fine, insomma, sono stati eh, nella loro essenza, diciamo, che sono abbastanza, diciamo, che non si piegano, eh, questo va detto, che secondo me è stata una, una resistenza uh, a oltranza, diciamo, qualcosa che veramente, visti i numeri, a un certo punto non si capisce, come si sono ar arresi. Prima, prima, devo dire, questa è la cosa impressionante. Ma, mh, detto, guardate, per posso... concludere questo primo punto, ne parlavamo ieri, qui comincia, è l'inizio della fine. La distruzione. In pratica, qui il sovietico non si ferma più eh, prima del definitivo assalto a Berlino, cioè si fermerà a febbraio, gennaio, febbraio, rifiata, e poi va l'attacco finale. E, in effetti, però i tedeschi continuano a combattere nonostante abbiano tre fronti. E in ogni caso il fronte italiano lo teneva a Kessering. Eh, ricordo l'articolo, non so se l'avete letto, il bell'articolo su Kessering, sull'ultimo numero di storie sì, di guerra e guerriere. Eh, eh, sì, sì, che Kessering veramente è stato un maestro, almeno per quanto riguarda la campagna d'Italia, a tenere. Certo che il terreno glielo permetteva, però qui i tedeschi, lungo il fronte orientale, hanno sì, ritiravano. Si ritiravano ma eh, infliggevano perdite mostruose, anche se qui devo dire che le perdite le hanno subite loro e eh, magari poco invece più avanti, nell'ultima offensiva, come ricordavo ieri, fino a Berlino da febbraio fino ad aprile, i russi o meglio i sovietici persero 800.000 effettivi. Quindi a riprova che il tedesco continuava a combattere con le unghie. È chiaro che. Erano troppo soverchianti le forze. Ma torniamo a Stefano Valentini con la seconda domanda. Oggi, oggi siamo belli ordinati. Si vede che ci siamo preparati per bene. Eh, Stefano. Cioè, ci siamo preparati. Siamo siamo... Eh, al di là dell'articolo, che secondo me ha ragione Stefano Fontana. e eh, Veramente sembra mh, si può anche non leggere un libro sull'argomento, perché poi, alla fine ci sono tanti spunti che si possono approfondire. Però dalle cifre dalle tabelle e questo già eh, accresce la nostra cultura per finire di parlare del giornale e poi andiamo a parlare del wargame perché come ho già detto a me il wargame piace molto anche se su wargame geek non è tanto eh, considerato l'altro articolo che secondo me è stupendo ragazzi è red star white star eh. Cioè, eh, sì, vediamo un po', comunque. Stefano io non l'ho letto, ma... ho solo guardato le figure come fanno i bambini piccoli, ma già guardando le figure io mi emoziono, cioè io dico ma guarda no, che bello, St eh, dimmi Stefano Valentini cosa ne ma... pensi di questo bellissimo ma... articolo? È bellissimo come articolo, fra l'altro è un articolo che va a corredare la prossima uscita di Red Star, White Star, eh, perché da, da, nello stesso strategia in viene pubblicizzata all'uscita del gioco certo che io non ho giocato eh, lo eh, dico in diretta non so se voi l'avete provato eh, però alla luce eh, di questo articolo devo provare no no ma è molto, è molto interessante perché comunque si pone il problema della di ciao Giuseppe una guerra che per fortuna non c'è stata perché se tu poi guardi l'articolo in, in particolare si parla anche del fatto che eh, sembra che fossero i russi che consideravano fattibile anche un uso di armi nucleari perché, intanto, dicevano: sì, ok, una parte crepa, ma una parte, una parte sopravvive. dice: meno male che alla fine non è stato, perché, eh, insomma. <ride> aver usato armi nucleari era beh adesso Dai, non so se lo ricordate alla fine io vado a memoria in quei tempi quando si giocava si cercava sempre la terza guerra mondiale si arrivava sempre scontro tradizionale gli americani puntavano molto sulle nucleari tattiche quando dico tattiche con un raggio di, di distruzione fino a un chilometro e mezzo correggetemi se non sbaglio ma giocavamo così e perché avevano la cosa che avevano i tank in numero molto minore rispetto al patto di Varsavia sì, assolutamente assolutamente ma erano anche inferiori in, in, come forze in generale erano inferiori rispetto al patto di Varsavia eh? come uomini come, come, come aerei come carri insomma erano un po' in tutto inferiori però insomma la, la qualità con la qualità delle armi sopperivano eh. allora con famosi A-10 cioè eh, l'aereo che anticarro che praticamente io lo paragonerei no, al ma che mancava ai russi quello che mancava ai russi, eh, mancava i russi sì esatto. eh, era per distruggere 10 tanti 10 carri tempo. che dici Stefano il famoso A-10 Tanter la, ecco lei, 10 Thunderbolt e passiamo invece la palla a Stefano Fontana. A me, eh, Stefano, di questo articolo che vi ripeto, non ho letto, ho guardato solo le figure, lo, lo ammetto. però la tabella che come al solito mi ha colpito è stata la Tank Comparison Chart che trovate a pagina 28, che è. Come al solito la fine del mondo perché mi permette. Sembra, sembra stupido, ma vedo l'altezza, il peso, il range, e mi permette di capire le varie, eh, diciamo, potenzialità di questi mezzi corazzati. O oh no, Stefano Fontana? No, no, è fatta. È fatta benissimo con tutte le cioè, verità. È sono del, delle chicche queste, queste tabelle che, sono, che oggi diciamo, secondo me diciamo, mantengono anche statisticamente dico, insomma, sono del tutto godibili anche oggi che sono passati tanti anni con le silhouette dei cararmari tutte le caratteristiche ma anche nelle pagine precedenti stanno anche tutte le, le tabelle con indicazioni delle armi più piccole diciamo con ehm, con le ma, il Dragon, il Town. L'avete visto, questo... sai, Stefano. Adesso sì, ti faccio sì, domanda. No, no, ma l'hai no, visto no. quanto pesava il Panzer 6, in pratica? Con eh, i Tiger penso che sia questo sì, sì, 69 sì, no. 70 tonnellate. Esatto. Contro, attenzione, eh. il T62 ne pesa la ne pesa 36 per dire: ma quanto e, cavolo pesava! Guarda, guarda il Leopard che secondo me rimane un grandissimo carro. Il Leopard è il miglior compromesso, ma l'avete visto? Eh, l'avete letto? Il range arriva a coprire va. fino a 600 km. Fantastico sì. questo carro armato. Eh. Con una, Però... velo una velocità di 65 km/h. Però riprova che queste tabelle mi aiutano a capire. Guardate, non diamo per scontato. Noi quando piazziamo un Wargame spesso e volentieri non ci soffermiamo a guardare tutti i dati tecnici. Perché magari siamo presi da altro invece quando ti fermi capisci? Ah, ma vedi perché gli hanno dato quel valore? Vedi perché non gli hanno dato quell'altro valore? È, è, è bello questo di queste tabelle che vi ripeto le fanno ancora oggi ma in maniera diversa e vai a vedere il peso, il range, cioè in pratica il Panzer 6 110 km ragazzi faceva solo eh. 110 km, <ride> cioè praticamente nulla. Era fermo dopo un pochettino, bisogna rifornirlo subito e poi era altissimo 3 metri era alto, 3 metri 09. E vedete che tra l'altro, una delle del panther 6B, una delle del panther 6B che aveva il motore del panther sotto, eh. E quindi andava. a fare 25 tonnellate di più, eh? Infatti andava a 38 km/h. Praticamente, ragazzi, avete mai visto a 38 km/h in macchina? Sembra di stare fermi. E come dicevi te giustamente, Stefano Valentini, il Leopard a 65 km/h. Eh, ma adesso faccio una domanda a Stefano Fontana. Stefano, ma ti ricordi quando si compravano i Leopard dell'Atlantic? Come no? Cioè, ma eh, io il Leopard l'ho apprezzato da bambino quando compravo i modellini di plastica. Della... Adesso non so se qualcuno ci può capire, ma era una bellezza tale. Magari non erano il massimo della, del realismo, ma erano bellissimi. Ci mettevi la bandierina italiana, quella adesiva, <ride> c'erano. <ride> che poi, fra l'altro, non so se ve lo ricordate parlando di Leopard, che all'epoca in cui giocavamo Terza Guerra Mondiale c'era il Leopard 2. Attenzione che il Leopard 2 era ancora più adesso, qui infatti, c'è il Leopard tedesco e presumo che i dati si riferiscono al secondo tipo, non al primo. E perché il Leopard italiano era un po' inferiore come al solito al Leopard tedesco. Poi adesso non ho di queste notizie precise, ma mi ricordo che io ci avrei messo, ragazzi, ditemi, ci avrei messo la bandierina tedesca. Eh, vabbè, e vabbè, ditemi quello che volete. Però ciao Fabrizio, la eh, tedesca perché sapevo già da là in quell'epoca che c'era un Leopard più potente di quello dell'Atlantic, che era il Leopard 2 tedesco. <ride> e vabbè ragazzi e questo, mi sembra, a, vedere, a vedere così la silhouette è facile che sia neopardua guarda una... eh, adesso scusate io non sono un tancofilo eh, ma c'è il visore sopra il cannone che a memoria mi pare che fosse una modifica, però non mi chiedete troppo perché veramente qui faccio fatica a ricordare tutto e tanto che non guardo. L'ultimo leopard, ragazzi, l'ho visto eh, recentemente a, a Vercelli, a quel grande deposito. C'è cioè un leopard completamente ricostruito, però è un leopard 1. E si notano le differenze, è lo Leopard 1. Eh, Diego, allora, Diego, tu che sei, eh, ragazzi, chiaramente abbiamo l'intenditore Diego, che ci dice, è Leopard 1. Ma ecco, mh, io non me lo ricordo: visore, non visore? È chiaro che il Leopard 2 aveva, era anche potenziato di motore. Eh, però è chiaro che bisognerebbe poi andare a vedere le differenze, e per me sarebbe troppo. Cannone veramente serio, dato che parlavamo di cento, un cannone da 105 e Stefano Fontana però c'è l'M60A2 americano che riporta un cannone da 152 giuro lo sai che non me lo ricordavo che avesse un cannone da 152 ma sarà mh, boh, sarà un Odice? Eh, ma fortissimo, cioè, no, ragazzi, no. Cioè, mi riporta Ganda 152 eh, e si vede anche dalla foto che è della silhouette, però 152 mm sono tantissimi. Non mi ricordavo questo dettaglio eh. dell'M60, eh, che insomma è ormai eh, cararmato datato, ma ha un cannone tutto rispetto. Quindi, eh, comunque, per finire e finire, per, per finire con Stefano Fontana eh, ti ripeto: eh, questa tabella mi ha molto colpito. A te, Stefano. Invece, di questo articolo sulla terza guerra mondiale, di cui noi siamo dei profani storici, però l'abbiamo giocata. Qual è la cosa che eh, cioè, ti ha colpito e vorresti approfondire? Eh, ma. Stefano Fontana, poi passo la, passiamo al Wargame. No, 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 ma eh, appunto, sì, sì no, eh. allora, eh, vai, perché, diciamo, eh, qua si parla del a un certo punto ci sta un bello schema del, uh, delle forze in campo, specialmente quanto riguarda i bombardieri, uh, pagina uh, pagina 32. Ah, quello sì, la, la, il paragone della forza aerea. Sì, bella anche quella piccola tabella, aerea, eh, praticamente con una schiacciante, diciamo, preponderanza, tranne per eh, i fighter. Eh, con attacco al suolo per quanto riguarda la Nato che aveva un leggero vantaggio rispetto al patto di Varsavia. Però una cosa bisogna dire che poi si è scoperto. Che, ehm, quando, quando è caduto il muro di Berlino diciamo, tutte quelle forze che la Russia aveva diciamo, che la NATO aveva contato come possibili forze terrestri di attacco alla fine si sono dimostrate molto inferiori a quelle che effettivamente Ma, diciamo, devono rappresentare sì. come forza e come equipaggiamento. Diciamo, bravo per Stefano perché, attacchi, perché mi pare, pare che, pare che, è che è tra questi pure fighters ci siano anche i vecchi MIG, eh? non vorrei dire una cavolata, ma qui ci sono anche vecchi MIG conteggiati che costavano poco e ne facevano IOSA. Ma qualitativamente, giustamente, come dici, te Stefano Fontana, non c'era battaglia, non c'era scontro. E è una cosa che ha fatto eh, anche DiAnello nel gioco con che ha fatto, probabilmente, che sarebbe diciamo, un. Una, una modifica ma diciamo il teatro è lo stesso i next world di quindi non è che usciamo da Ciao, un segnato sì? che praticamente è quello uh, sul uh, quello che ha fatto ultimamente della sulla terza contra mondiale che ovviamente è ovviamente eh, di di Iron eh, vabbè ci siamo capiti uh, comunque ma voi lo persedete a proposito che io non l'ho mai comprato lo sapete? sì sì è forse stanno facendo una ristampa se non sbaglio sì però ecco stavo... siamo alle solite per, non è mh, cioè io non, con chi lo giocherei non è per me è un grande prodotto però non so quando lo comprerò giuro eh sì questo è vero però diciamo e comunque eh, però quelle cose che piace averle, come dire, poi diciamo se uno giocherà eh, bene come devo dire però diciamo eh, eh, qualitativamente è qualcosa di spettacolare per dire verità, non, uh, Sì, guarda però di eh, Voi ve lo ricordate Quando Fabrizio lo piazzò A Modena Play sì, eh, Io, oh, non io, non io, non io non continuo eh, a dire io continuo a dire che è una grande dotazione di counter, ma sulla mappa ho delle riserve, ve lo giuro. Cioè, dai da, a, io apprezzo molto le mappe, no? le, le studio. Ho delle riserve sulla scelta dei colori: cioè, non mi, mi lasciavano un pochino... hanno lasciato freddo, non mi hanno entusiasmato, a differenza dei counter che erano molto belli. E, e purtroppo delle volte, se te non piace la mappa, e vi ripeto, non perché sia brutta, ma è una questione di punto di vista. A un certo punto lo comprerai quel gioco ma non ne sento eh, l'attrazione perché poi ragazzi parlando di SPI così ritorno al discorso SPI eh, oh. quando parliamo di eh, giochi sulla terza guerra mondiale l'SPI ne ha una caterva che sono validi da Fulda da da Gap a, a NATO Mac a MacWar Mac che secondo me ancora oggi chiaramente dovrebbe essere magari aggiornato perché di fronte al, al lavoro di Vianello che si basa su quel sistema lo ripeto sicuramente perderà da punto di vista della allora, Under Iron Sky Under the Iron Sky. Ecco e, qui però ecco, vi ehm, ripeto: un grande gioco mi ha lasciato sempre per la mappa. Ciò vuol dire però che lo comprerò solamente solamente. Io devo criticare perché sono giocatore, ma lo comprerò sicuramente. No, no, è, è diciamo, il riferimento era fatto perché lui aveva anche diciamo, eh, rivisto la forza delle truppe sì. che alla luce di quanto praticamente era risultato, dal diciamo dalla solo eh, ti faccio una domanda, Stefano. L'aveva rivista solo a livello di carri o anche a livello di aerei, cioè come rapporto? Perché all'epoca eh, i carri sovietici erano diciamo un pochino sovrastimati, lui l'ha rivista a ribasso. Punto di domanda, ti faccio proprio la richiesta. Beh, penso di sì, che sia sia a livello terrestre che aereo. La lista a ribasso allora, ho capito. Beh, sì. ma è chiaro perché anche, ci... per la, anche la qualità, come devo dire, l'effettivo, diciamo, l diciamo l la, la capacità effettiva de, degli aerei, dei MIG, insomma, che era stata un pochettino anche quella sopravvalutata. sopravvalutata. Cioè, non, non, e comunque torniamo al discorso che Damiano riporta: Durante la prima guerra del Golfo, i mezzi sovietici vennero spazzati via. Sì, però, eh, seco però secondo me attenzione, ragazzi: Com è, eh, ci è fare... bravo, è bravo Stefano, <ride> mi hai anticipato. È chiaro che <ride> scusate, se ci mettiamo, io non ho nulla contro gli iracheni, ma non presumo che. Non, pre non penso che abbiano l'addestramento eh, degli uomini sovietici. Coraggio, perché chiaramente no, hanno meno non tradizione. Non Dunque. Se io do un, F, che ne so, un F18 a uno che mi sa pilotare un pochino l'aereo, quello viene abbattuto anche da, eh, dal Mi-15, per dire. Cioè, siamo a questi livelli, però giustamente, probabilmente i mezzi sovietici, qualcuno è sopravvalutato, però io ho sempre pensato che, e lo riporta anche in tabella, adesso la vado a riprendere perché parlando di mezzi sovietici, il T-62, ragazzi, è un signor carro è sempre stato un signor carro perché a fronte di un peso leggero eh, aveva un range di 600 km e un cannone da 115 adesso la corazzatura dovrei andare anche a guardare la corazzatura però è un signor carro è una speed di 50 km con un'altezza 2.18 molto basso quindi difficile da inquadrare eh, cioè, queste sono le caratteristiche il T-62 era un signor carro e in guerra del golfo c'erano parecchi T-62 eh, che chiaramente non avevano però le controffensive e le, le armi elettroniche che hanno i carri più moderni e la superiorità aerea infatti fu determinante pensate che praticamente sparavano al, al piccione oh, lì eh. cioè, oh, e, gli ait, e infatti gli Aitene a Thunderbolt eh, hanno fatto veramente hanno fatto festa ragazzi eh. Eh, cioè, ehm, eh, Pietro ci dice riguardo la parte aerea l'Iraq ha fatto sempre ridere è vero ma la componente Cari veniva da una profonda riorganizzazione durante la guerra Iran-Iraq sì Pietro anche questo vedi poi è bello questo spunto vedete sarebbe da andare a rivedere quella guerra sanguinosa Iran-Iraq di cui sappiamo ancora oggi poco, ricordo che c'è un gioco su uno strage in Tattis che io ho solo piazzato, di quella guerra che è durata dieci anni, che sono morti una marea di persone, Non sa, io non so veramente nulla, giuro so solo le cose principali, ma non so nulla, sarebbe bello infatti andare a analizzare quello detto Pietro la profonda riorganizzazione dei carri, però è chiaro che erano Iran-Iraq che lì il meno eh, addestrato, cioè siamo in una guerra in cui ci sono due eserciti che non hanno sicuramente la capacità di altri eserciti più, più noti, come quello americano o quello sovietico. Ma passiamo a parlare adesso di un paio, di eh, un, un wargame, cioè Destruction of Every Group Center. Io do, le, do i dati principali e poi lascio da, dire a voi perché sì, perché no. Cioè mi dovete dire pros e cons di quello che eh, avete rilevato. È chiaro, ragazzi, io l'ho piazzato l'anno scorso, ho giocato all'inizio, ho visto che, lo dico, sbilanciato, ovvio, ma eh, lo ritengo molto adatto a eh, un'analisi anche in solitario e a far giocare quello che non sa giocare col sovietico in maniera tale che controbilanciate, perché poi è. Un gioco a livello divisionale, quindi diciamo operativo. I russi sono come al solito a livello di corpo. Una scala di ogni esagono 10 miglia, quindi ci siamo di solito. Ragazzi, chi gioca tanto sa che quando si gioca con le divisioni, l'esagono rappresenta circa 16 km in lunghezza. È quello il tratto, di, il tratto che può coprire una o più divisioni. Qui lo sta che 3. Quindi ci possono essere tre divisioni a controllare questo braccio di territorio e poi abbiamo anche i Kampfgruppe, famosi Kampfgruppe che chiaramente quando li faceva il tedesco, quando si voleva inventare divisioni, i Kampfgruppe sono, eh, per quanto riguarda il fronte occidentale, sono notissimi e quindi io lo ritengo un bellissimo scenario. Fra l'altro la mappa a me piace tanto, ragazzi. Io sarò magari un vecchio nostalgico, ma mi piace tantissimo perché è bella chiara. E non so se è fedele dal punto di vista topografico, ma ti permette di fare un bel wargame, ti permette di capire l'inadeguatezza di un fronte lunghissimo tenuto dal tedesco e, e fra l'altro il wargame permette di rappresentare più linee fortificate con dei white if. Ecco, questa è la mia introduzione. Si vince poi per unità eliminate, quindi è molto semplice. E lascio prima la parola a Stefano Valentini. E allora. che ti pro e contro di questo wargame alla luce di quello che tu hai potuto capire farò la stessa domanda allora, a Stefano Fontana guarda allora partiamo dal presupposto che non può essere bilanciato questo gioco perché se deve mantenere un aspetto quantomeno storico non può essere bilanciato fino in fondo anche perché se ritornando per un attimino all'articolo di noti Sappiamo che il tedesco per ogni divisione ce l'aveva spalmata su circa 20 km, quando in realtà doveva essere più o meno la metà. Quindi eh, è chiaro che poi il russo affonda come, come il coltello nel burro, e quindi non puoi trovare un, diciamo, un bilanciamento tale che. però questo gioco ci prova, eh. nel senso non è che. Eh, e poi, comunque. Io credo di questo gioco. Lo sai qual è Mao? Sì, è che secondo me getta le basi per i seguenti giochi sul fronte russo della cioè C'è finalmente quella seconda fase di movimento corazzato sovietico, che non ha magari la seconda fase di combattimento, però ha già qualcosa. Beh, siamo nel sì, siamo 44 qualcosa. è chiaro, siamo più avanti. No? Il, il sovietico sì, ha imparato avanti. a sfondare, come dicevamo. Certo, però questo gioco qui ha questa caratteristica che comunque dà il là un po' a tutti i giochi che poi saranno quelli dell'SBI, nel senso, una zoc non proprio rigida, perché comunque se il combattimento non è, non è obbligatorio non è mandatorio, non è obbligatorio. Esatto, non è obbligatorio. O la seconda fase di movimento del, del sovietico del corazzato del sovietico e comunque anche del tedesco, mi pare, no? Che diciamo anche tedesco? Sì, sì, eh, sono, eh, eh, sono specchiate le, le, le sequenze. Esatto, esatto. e quattro, quattro linee di partenza del tedesco. Che se uno fa la linea su in cima, quella più storica, oppure può fare anche quella più arretrata. Eh, è un'ipotetica, no? sì, per e questa è infatti la bellezza. Vero? Perché è chiaro che ti permette di vedere, ma se avevano, aveva degli ordini diversi, eh, c'è lo scenario massima ritirata, cosa che chiaramente con Hitler che continuava a premere eh. i generali tedeschi eh. non potevano mettere in atto: muro. Esatto, esatto. Poi comunque sia sì, lo vedi già eh, dal fatto che comunque. Eh, sì, i, i tedeschi. Cioè, ecco, l'unica cosa che hanno i russi è l'obbligo di tenere una linea del fronte compatta, sì, ovvero continuo, fatta, continuo. Da zoc, fatta da zoc e da pedine. Diciamo, sì. Loro perdono punti se, se, dispano, se, diciamo, se creano dei buchi in questa linea di offensiva. Se creano dei buchi, perdono dei punti di vittoria. Eh, questo è forse un diciamo così una cosa per controbilanciare un attimino le cose per evitare che il Russo sì. parta in quarta e vada e vada a Berlino passando, passando per l'autostrada ecco cioè, eh, probabilmente questo è un dato per bilanciare il gioco io ho grosse pecche in questo gioco ti dico la verità non ce ne vedo viene ritenuto poco interessante forse perché non può essere totalmente bilanciato eh, ma, cioè, sì. Stefano Fontana, tu cosa ne pensi alla luce di quello che ha detto Stefano Valentini? Perché poi vi dico sì, la mia, così mi poi do... mi rispondete. Sì, 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 no, io mi trovo in perfetta sintonia con Stefano. Uh, uh, il gioco fondamentalmente parte da un, uh, da un dato di fatto, che è una situazione di completo svantaggio uh, nei confronti del uh, di vantaggio dei russi nei confronti del, del tedesco, diciamo, questo è, 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 è palese, evidente. Um, nelle condizioni di vittoria. Il fatto che mi convince poco è il fatto che diceva Stefano è la linea continua, perché praticamente ehm, spezzare la linea e poi a che pro? Diciamo, come devo dire, insomma, che uno può cercare di impedire la vittoria. Um, eh, è un gioco che si basa fondamentalmente sulla distruzione delle divisioni, perché ogni, ogni punto forza eh, vale un punto, e in invece le meccanizzate valgono tre. Quindi ovviamente ci sta diciamo, un'azione un di killeraggio, cioè bisogna cercare di far fuori quante più unità eh, possibili. E poi viene fatto un rapporto, una tabella, di volta in volta per ogni eh, che, viene, che viene controllata tra il russo e il tedesco. Queste sono le condizioni di vittoria, è quello che mi convince eh, meno, però il gioco... Ha un suo perché perché poi fu, è stato ristampato da World at War la sta Sempre della decisione, sì. E io, vita. allora vi lo dico: non so se ve lo ricordate, sì, io quel World at War l'ho affondato, eh. ragazzi. L'ho affondato, ho fatto incavolare pure Tai bomba. Eh. Sì. <ride> Ve lo giuro, andate a riguardare. L'ho messo perché ero preso. Volevo vedere se aveva siccome ero contento di questo gioco di Stragi. Intatti 36. Ho aperto il World at War pensando che avesse fatto un gioco simile. Invece ha fatto un misto, ma ha ribaltato tutto. Ragazzi, io mi sono guardate ero talmente demoralizzato. E non è la prima volta perché come tu mi insegni, su on Stalingrad ha fatto una cosa diciamo, mi arrabbia diciamo la eh, per me rimane un grande, però delle volte mi lascia proprio sì, deluso sì, però, eh, sì. eh, ma perché mai Bast lo diciamo sempre, no, Stefano e Stefano ma ristampalo com'era con tutte eh, le sì, possibilità sì, sì. cioè questo era solo da ristampare è la solita storia e invece quando sono andato ad aprire quel World at War ma no, non ero deluso di più, sapete quando ti rovina il gioco? No, ma cosa ha fatto? Non si capiva niente, ha fatto un sì. gioco a livello di corpo, a livello di... Non si capiva, cioè proprio la scala sì, non aveva senso. Quando uno vuole cercare di mettere forza la sua firma, come devo dire, sulla, sulla cosa... Eh... Ma ci sono rimasto proprio male ci sono rimasto. e lui si è pure arrabbiato, ma no, io ho voluto fare questo. Io ho fatto, vabbè, senti, per me sei confuso. Però, veramente, eh, se... Io che lo porto così, tai bomba, che lo difendo sempre, no? Perché dico, guarda che lui vuole sperimentare, però in quel caso mi ha lasciato deluso, ragazzi, veramente mi ha deluso. Questo gioco qui lo puoi ristampare così com'è, ma sai perché? Perché comunque, come dicevi prima l'uomo che si avvicina al world game, questo qui è perfetto, eh? Fai divertire pure quello che sta imparando perché continua a attaccare e tu cerchi di rintuzzarlo e magari vince pure perché. Quello che diceva Mauro è, 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 è giustissimo: infatti, cioè, giocare, è giocare, casomai almeno esperto della parte del russo. Sì. diciamo, non è che deve, è, casomai quello più smalizzato è il tedesco, diciamo, casomai cercare di desidiare sì. i ponti, le fortezze, diciamo. È il film sì. dove bisogna arroccarsi. No? Siamo... Tra due neofiti viene fuori un partitone. <ride> viene fuori, un par... beh, per... cioè, sai che c'è? Fra due neofiti. Adesso andiamo... viene fuori un partitone, però, in ogni caso, fra due di... dello stesso livello, poi vince chi ha più unità o chi ha più eh, possibilità. Sicuramente, sicuramente. Eh, qui abbiamo un unità da tre. Qui abbiamo unità da tre contro unità da due. Ragazzi, se la matematica non è opinione, come ci insegna Stefano Fontana, e qui già si vede. Eh, la parte preponderante, però vi ripeto: con uno che vuole imparare wargame così lo facciamo divertire perché oggi ci pensavo, mi veniva quasi da ridere perché io, io quando anche gioco con quelli più giovani, tendo, voglio batterli, gli voglio dare lezioni, non sono cioè non li voglio far vincere. Io, a me, poi, delle volte alla fine spiace, no? Ma gioco sempre per sopraffare. In questo caso, sarebbe bello: uno che impara, magari dargli la parte più positiva, così si sente forte e acquista fiducia perché ragazzi, non ho mai parlato di psicologia del wargame, ma una. Delle prime primi ostacoli per coloro che si avvicinano al wargame è proprio un fatto di morale. Cioè, partono molti quando non sanno giocare, partono battuti, cioè pa non, non sono motivati. Non so se ci avete mai fatto caso e quindi non osano e da questo punto di vista invece questo osa tanto vincerai lo stesso quindi vai all'attacco tranquillo e questo infatti serve per imparare e poi a me piacciono le unità fatte così con i numerini grandi, perché qui già non siamo nell'epoca in cui la gente non ci vede, però ci pensiamo nel 73, già la SPI fa i numeri grandi, in maniera tale che leggete tanto. Sì, sì, sì. Eh, sì, quindi... so, ritornando al discorso del neofita con l'esperto che gli spiega il gioco, no? quando poi l'esperto vince, l'esperto dice «Sì, ma tu non me l'avevi detto che potevi fare così, Beh. però eh!» Questo, questo, questo è un classico. Aspetta. Allora, adesso facciamo un po' di, di battute, no, perché eh, questo succede soprattutto quando si gioca ASL. Eh, io ho giocato spesso con Stefano Curullo e mi dice. Mauro, sta regola, però, mi permette di fare questo. Io lo guardo. Stefano, ma stiamo allora, Io dico, ma stiamo giocando o stiamo facendo un'analisi di qualche manuale giuridico? Spesso e volentieri succede così. Eh, ma quello che dico però, eh, Stefano Valentini e Stefano Fontana, è sbagliato però vincere con la regola e devi mettere in condizione il tuo avversario e di dire guarda, che se sfrutto questa regola vado a vincere perché. E, è giusto che l'altro sappia, perché scusate che gusto c'è a vincere sì, quando l'altro non. Cioè, veramente, secondo me, è la cosa più assurda, sì, sì, sì. e molti lo fa qualcuno non, lo fa, eh. E, no, non 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 fatto fare, fatto. e non farei, guarda, no. sono, sono dico il divulgatore a modena per, forza, eh, per cioè, eh, chiaro. Che in Chiaro allora, che <ride> posso ribaltare in un torneo. In un torneo, magari se devi essere cattivo, Vabbè, in no? un torneo. Però quando stai giocando, ma anche con l'amico, con l'amico di sempre, con gli amici di sempre, guarda, sta' attento a sta' regola, prendila in considerazione, altrimenti è... E vai avanti a giocare, che gusto c'è a vincere perché l'altro non conosce la regola? Vi ripeto. Assolutamente, eh, assolutamente. Eh, Quindi, anzi, il neofita, guarda, se fai così eh, puoi eseguire questo, e poi questo gioco è talmente lineare, perché hai due linee di fronte, che si controbattono l'uno con l'altra e combatti devi solo imparare la tabella. Ecco, adesso vi faccio una domanda sulla tabella perché finalmente abbiamo una tabella dopo diversi giochi che io dico sempre: anche oggi abbiamo delle tabelle un po' limitate. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 risultati differenti. Cosa che almeno mi rende il gioco un po' più vario dal punto di vista del conteggio delle perdite. Stefano Fontana, ah, che, ne se... eh, che ne pensi di questa Combat Table? Mi sembra che siamo su, lungo la linea, stiamo migliorando dal punto di vista delle Combat Table, un po' varie, anche se è sempre sul dado 6. Eh. Tu cosa ne pensi, Stefano, alla luce di quanto si dice per quanto riguarda i tabelli di combattimento? No, no, è così che ci sta insomma, una, 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 cioè, una differenziazione dei risultati, delle varie possibilità. Insomma. E penso che questo sia diciamo, una cosa che mano a mano loro stanno, stanno acquisendo e cercano di migliorare la, eh, la traduzione del del, de dello scontro nella, nella tabella. Sì, perché uh, poi alla fine c'è quel mezzo exchange, è che, no, one, half è exchange. Questo, one, one half exchange. Che è una cosa che non era, diciamo, che devo dire la verità, non è usuale vederlo. No. È, diciamo. però c'è il tentativo, vi ripeto, di rendere varia la tabella. Che su un dado da 6, io ho sempre detto, sapete perché a me piace eh, lo sta la standard combat series di Dynastic? Perché su dadi da 12 cioè su due, due dadi da 6 e a me piace perché almeno rende la varietà del risultato a differenza del, dei, già, dei dadi in base 6 io recentemente ho recentemente criticato eh, Zucker che ancora nel 2020 mi fa una tabella su base 6 e, e quindi, cioè, per me la tabella di combattimento deve essere decentemente varia. Per me la migliore tabella di combattimento, lo chiedo a Stefano Valentini. Non so se per me ancora adesso la migliore tabella di combattimento è quella della serie OCS. Sì, sì, sì. La migliore tabella di combattimento dal punto di vista varietà e modificatori, eh. Non basata su un dado 6, 6 singolo, ecco. eh, ma eh, che poi ha tante, ha tante range, tanti modificatori. Per me, ancora adesso, quella è la tabella migliore perché dà veramente sì, tanta, ah, tanta peculiarità, eh, tante caratteristiche diverse. In questa tabella c'era una, una caratteristica comunque sul combattimento che tu, comunque, a seconda del ratio che fai, te lo puoi diminuire. Per cui, se tu ritieni che lo scambio sia troppo oneroso per te, puoi portarti i rapporti di forza sul 3-1. Il 3-1 è la solita colonna ideale per tutti i giochi, no? Perché esatto. eh, fai il 3-1, così vai tranquillo, non hai problemi. In effetti... Eh... Al massimo ti ritiri. Ma, eh, guarda, adesso stavo mettendo l'occhio, ma sul 2-1 c'è attaccante distrutto. Esatto, è quello che ti sì. dico che è meglio... Che è meglio fare il 3 a 1. Cioè, se tu hai paura di perdere troppe unità in scambio, no? ti fai un 3 a 1, semplice, semplice e al, massimo, al massimo ti ritiri. È vero, sì, sì. Ma poi è bello anche both retreat, entrambi si ritirano, è un nulla di fatto, certo. non è un uh, engaged. Alla fine, nei giochi moderni, qualcuno usa engage, rimangono in contatto. Qui abbiamo entrambi, si ritirano. Ma riprova che eh, noi abbiamo già. Dimmi, dimmi, dimmi. c'è un, un fatto che comunque sul bot retreat c'è eh, il difensore no, che si ritira 51, per primo eh, vero, e per dire. quindi eh, sul bot retreat si ritira per primo il difensore. Quindi, se gli hai creato il gioco delle zoc, ciao, eh, quello. Beh, sì. Sì, è chiaro, però in questo caso l'engage che troviamo oggigiorno è sostituito da un po' di però vi ripeto, a riprova che è una tabella di combattimento che esola un po', abbiamo, eh, abbiamo elogiato anche i giochi precedenti, però in questo caso c'è proprio il tentativo di Nofi di rendere la tabella varia e un pochino più movimentata, se mi permettete di usare questo aggettivo. Ma guarda, secondo me questa tabella qui comunque è molto valida. Non è, non è proprio monotona eh. non è monotona, bravo, non è monotona eh, quindi eh. complimenti a questo scusate Nofi, um, Danigan perché Nofi è l'autore dell'articolo e Danigan è eh, eh, l'autore eh. del gioco scusate ogni tanto con que tutti questi novi ecco Stefano Fontana avevo proprio eh, l'occhio sui design credits Danigan e poi come al solito abbiamo ah ecco qua ho nominato Kevin Zucker e udite, udite, eh, è fra eh, gli sviluppatori cioè della serie. Però, Stefano, adesso fa, facciamo la battuta: te la chiedo a te, gira e Ci sono sempre questi nomi, e a distanza di 30 anni, delle volte citiamo sempre loro o no? Eh sì. eh. cioè, Zacher, l'abbiamo fatto: ha fatto il gioco Napoleon's Wheel qualche mese fa, e su, su quel gioco, cioè, diciamo, tutte le migliorie che ha fatto nel tempo, però diciamo, campa su Napoli alla spazio. Ci ha campato alla grande su quel tipo di sistema. Poi l'ha corretto nel tempo, ci cioè, ha messo le carte. Ha fatto un pochettino, diciamo, no? però, fondamentalmente, eh, sì, è, la, è il suo punto forte, però a riprova che prima lui spaziava Zucker. Poi è arrivato al Napoleonico e si è fermato. E sapete, sarebbe bello, dato che delle volte parliamo di Zacker, dato che era l'SPI, poi che cosa? mi pare che a un certo punto si è distaccato e ha fondato la casa sua, cioè la sua casa di produzione. Mi pare di ricordare così. Non so se ve lo ricordate di Zacker che ha deciso no, a un certo punto. Che però era già eh, in fallimento, lui ha, ha preso sbaglio la l'OSG non ha con dato non vorrei dire una sciocchezza, però. Eh, francamente, in questo non vi posso aiutare, perché non ho mai seguito da vicino la biografia di Zacher e la storia della OSG. Francamente giuro, non sono in grado di dirvelo. Sono case che sono di tutto rispetto, ma non le ho mai seguite. Ma andiamo avanti, lasciamo stare Zacher alle sue tradizioni napoleoniche. Invece, una cosa che non mi entusiasma, Stefano Fontana, di questo gioco sono, è il combattimento. Che secondo me è il combattimento, boh, non lo so, mi lascia un po' perplesso, eh, tu cosa ne pensi? Cioè, mh, quel diagramma che fanno di esempio di combattimento mi sembra un po' datato. Soprattutto mi riferisco all'esempio, quello di due pedine che stanno combattendo contro altre due pedine, e puoi fare un attacco solo. Qui mi lascia un po' perplesso. È, quasi, è wow. quasi un retaggio del passato. Cioè, eh, in un gioco moderno, una pedina combatte con l'altra direttamente, non è che due pedine combattono contro le altre due pedine. Ci sei, mi sto, mi sto riferendo così, sono preciso. Al ah, 2, 5, 5, 8, e avete il 3, 4, e 3, 4, e lì me lo, me lo considera un unico combattimento. E quella cosa non mi entusiasma, giuro. Mi lascia un ah, okay. po' sì, dove ci due, tre, bravo. Per quanto mi riguarda, sono due combattimenti distinti. Non uno solo, sì, diciamo che nei giochi adesso ne cioè, ah, attacca si un altro. Divende un, le... un po' lo schema di War di um, Napoleon bravo, inizia sì. inizia. e 1, bravo. Si, è proprio eh. questo. È un retaggio eh. di vecchi eh, vabbè, schemi. Eh. Non c'è, abbiamo detto della tabella di combattimento, ma se vogliamo essere veramente oggettivi, qui abbiamo di fronte un retaggio dei vecchi schemi. Mi sembra, come dicevi te Stefano, un Napoleon at War riportato. Eh, sembrano quasi uguali i diagrammi, eh, riportato su Army Group Center. Qui si poteva fare di più. Cioè multi, si poteva dire, lavorare di sì. più sui multi-ex combat, ma è chiaro che siamo di fronte a eh, designer che hanno deciso così, non è che, che falsi il gioco, però alla luce no, 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 dell'esperienza no, io avrei preferito due attacchi no, distinti. Tu sì, 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 sono no, convengo, mm, li... c'è ampia, ampia libertà di scelta in pratica, sì. da quello che vedo. Sì, sì. Cioè, ampia, ampia libertà di scelta, sono d'accordo sì, con lo stacking che ti permette dallo stesso esagono di fare due attacchi diversi, quello mi trovo d'accordo. Perché stiamo parlando di ampie eh, aree, dai, dai, 10, eh, dai, 10 ai 16, dai 10 miglia, cioè 16 chilometri, quindi è una grande area. Quello mi vede d'accordo. Però quel diagramma mi lascia un pochettino perché hai voluto fare così. Te lo, lo potevi togliere, potevi dire non è permesso quell'attacco. Però vi ripeto, questo è proprio opinabile. Invece, Stefano Fontana mi piace. La Initial di quello che parlavi te prima, no? che abbiamo diversi scenari. C'è cioè l'Initial Force Compositions, che è fatta veramente historical e maximum e varia di molto. A me questo, per me, questa è la migliore. È il migliore aspetto del gioco. Perché ti permette veramente di fare tanti studi. Limited Withdrawal, Maximum. E Sein, francamente, perché Sein, Stefano Fontana? Perché lo definisce Sein Historical Line? Che cosa perché lo definisce il 15.2 seine historical scenario perché qual è la particolarità di questo scenario veramente lo devo andare a leggere perché non l'ho capita perché mette questo terzo scenario allora ah, è una ritirata limitata ah c'è la same line c'è eh, ma eh, ah, ho capito adesso perché e la German low res slow response, ok. Ma adesso vi faccio la domanda: che differenza c'è con la limited? Perché sono diverse, due linee diverse? Sto cercando di, di vederlo, no, ma io mi sono limitato a leggere adesso. Sto cercando di vedere sì. perché. No, perché eh, mi sembra quasi... Eh, bello questo tentativo, ma, eh, ma la Sein Line... Ah, ma forse il nome, scusate ragazzi, Sein che eh, in inglese è anche sano di mente, veramente, ma questa è la Sane, sarà il nome proprio a OSHA? Cambiano, cambiano, solo, cambiano solo il tipo di regole che usi per lo scenario, mi sembra di vedere... Eh? Fatemi vedere, sto analizzando speciali. la mappa perché poi la mappa. Ah, a proposito, ma vogliamo dire qualcosa di questa bella mappa che sarà pure a quattro colori, ma certo fatto eh, coi parla. simboli topografici. Ma la mappa mi sembra eh, a riprova e eh, non so se è fedele dal punto di vista topografico, ma come al solito ha ah, una bella terra in effect chart in alto a sinistra. Qualche casa, dovrebbe, qualche casa moderna dovrebbe prendere esempio, come al solito. Cioè, non, la ci sono, non so se vi prende il nervoso quando. Lo dicevamo anche con Winter War, no? Ma me lo vuoi mettere la, la tabella del terreno sulla mappa o da qualche parte? Che non me la mettono. Sì. Veramente questa non è una mancanza grave. C'è tutto, tutto il necessario di nuovo, Sì, sì, c'è tutto il necessario, ma secondo me siamo migliorati anche dal punto di vista della scelta dei caratteri. Mi pa paiono più. Eh, più eh, più chiari, c'è una tabella di combattimento, hanno cambiato caratteri e sono più fini, ma molto più eh, chiari. sono, sono e... più leggibili, eh. sì, più leggibili, sì, sì. E quindi questa mappa va sta andando verso la direzione di un continuo miglioramento della mappa. Ma riprova. Dimmi Stefano ah, Stefano dimmi. Valentini, dimmi Guarda, guarda sul lato sinistro sì. che, la, che, riferimenti, che riferimenti alle regole puoi fare perché c'è la TRM per chart c'è cioè l'initial de deployment c'è cioè la, la tabella dei turni con i vari rinforzi che entrano c'è la, la combat result table eh, non so cioè, poi cosa, poi quanti riferimenti alle regole puoi andare a fare eh? Tutto lì. bravo, sì, e torniamo alle solite ah ecco, Diego diceva la Sane line... non so se sane, eh, sane è il nome proprio la Sane Line eh, no, è una ritirata la sun line è una ritirata molto piccola, ancora più limitata no, per dire che l'autore ci ha lavorato su questo fatto ma eh, è la solita storia, quello che dicevamo anche con eh, Winter War no? eh, il bel modello che dà la SPI e non solo nel 1973, ma vi ripeto, poi lo seguiranno in tanti. Di dare il massimo delle informazioni sulla mappa. E questo anche per spiegare un gioco tornando a divulgazione, invece della tabella ce l'hai sulla mappa. È chiaro che magari tagli un po' la mappa, io la farei più grande. Cioè, eh, il problema della Gamers, per esempio, che chiamo in causa: spesso e volentieri non mette le informazioni perché dà più spazio alla mappa e quindi le tabelle le mette a parte: beh, fatemi più grande la mappa. Che forse magari eh, si dà una visuale più completa di quando uno vuole giocare. Tu cosa ne pensi, Stefano Valentini? Di questo, cioè, faresti più grande la mappa a discapito di meno tabelle? Ma io ti dico che intanto qua dobbiamo ragionare sul fatto che questa è una mappa che deve essere contenuta in una rivista. E eh mi sembra che sia già abbastanza grande. Assidenti, se è grande? Secondo me, secondo me, secondo me non guasta assolutamente una mappa così. Poi eh, le varie, le varie politiche delle varie case, oh, sono, sono quelle che so. Però, io preferisco una, ma una mappa dove mi mette comunque più aiuti sulla mappa stessa piuttosto che avere 200 tabelle sparse a fianco della mappa che magari non sono neanche propriamente raggiungibili. Quindi, no, ma di stanno... dimmi Stefano Fontana. Scusa, ti interrompo. No, dicevo Ma di questo gioco hanno fatto anche la versione flat la versione Certo, flat, chiaramente ragazzi, noi collezionisti abbiamo anche la versione la flat, ah, flat. Voi, Ma voi fisicamente lo possedete questo gioco? Vediamo un po'. Domanda da... No, eh no, io non No, ho rag... io ho e tomba, cioè. Allora, eh... senti, io Stefano Valentini devo ancora regalare una copia di Panzergruppe Guderian, ma io di Army Group Center... Mi pare di avere quattro copie della rivista, due copie in flat tray più un numeraccio cioè, della serie, ragazzi. Questo è un gioco. E vi dirò di più. Non voglio rovinare. Atte attenzione, opinione, però... ho ancora la scatola che ho aperto. Praticamente, io ce l'ho un punch, come direbbe Marco Mengoli. Ma questa, praticamente, sì. ho staccato i counter io anche di questa seconda scatola. A riprova che per me rimane un giocone ma a riprova che eh, il buon collezionista ha più copie per giocarla. Quindi, ragazzi miei, attivatevi e andate ad acquistarlo, perché, a parte gli scherzi, questo è un bel gioco per studiarsi la situazione, malgrado siamo nel 1973. E... Io guarda, ho fatto, con, con i giochi SBI ho fatto quello che potevo, in particolare. Cioè, nel senso che qualche cosa sono riuscito a prendere. Ma io, purtroppo... Veramente. Adesso Army Group, Center, euro, mh, Army Group Center, non so quanto si trova su eBay, però potrebbe avere un costo elevato, eh? anche 50-60 sì, euro sì. e a un certo punto 50-60 euro potrebbero sì, essere tanti. Aspettante. Cioè io sì. arriverei a una copia in, eh, fatta bene, cioè tenuta bene, anche semi, eh, semi utilizzata, massimo 30, massimo darei 30 dollari che sono già tanti. Eh? Eh, perché poi alla fine veramente parliamo di giochi del 73, ci sono giochi moderni che magari eh, veramente dobbiamo degnare d'attenzione, vedi, per esempio, quelli dei Narva o Konigsberg della Revoluzione, eh, cioè, ci sono giochi anche, seri c'è anche Victor Rose, che, sì. uh, che è che ci sono Dai, giochi no, validissimi, bagra, quindi... però ecco, questo veramente è un gioco, secondo me, che rimarrà sempre verde. E adesso mh, non capisco perché ha quella votazione bassa. Perché, guardate. Su Borgain Geek, guardando i voti, perché ho guardato anche chi faceva le analisi, molti hanno dato voti bassi per lo sbilanciamento. Alla fine viene un 5.7, in cui il voto medio dato in maniera più frequente è il 6. Cioè lo rendono sufficiente. Io francamente, personalmente, adesso sento quanti, che voto dareste voi, io gli darei 7. Allora, guarda, sono pieno Valutato pieno tutto? tutto. Sì, ma sono pienamente d'accordo, anche perché calcoli i tempi in cui è uscito, e soprattutto devi calcolare il fatto che sei è sbilanciato, è solo per mantenere comunque un, un, quantomeno una minima fedeltà storica. E eh vabbè, ma se, se, non, non se, non se lo ritieni sbilanciato, fantasia, eh, se no, facciamo un gioco di fantasia, e lo chiamiamo distraction of Armorica. Sì, sì, era quello che dicevamo ieri di Canne era quello che dicevamo ieri di cane. Tu, Stefano, Fontana, quanto gli daresti? Io gli darei anche un bel 7, ma forse anche perché ricordiamoci sempre che sono giochi che poi hanno eh, una decina di pagine massimo di regole, diciamo, e perciò dico, secondo me questo rapporto è una cosa che deve essere il faro di qualsiasi designer, il rapporto diciamo, eh, difficoltà-giocabilità. E io penso che questi giochi qua di questo periodo sono diciamo, l'ottimo per capire il nostro mondo, per divertirsi in maniera tranquilla, diciamo, senza andare al manicomio per reggere le regole, secondo me, diciamo, e perciò diciamo, tutti questi motivi, i poi è normale, come diceva Stefano, il tema di per sé è, è un po' scontato, come devo dire, insomma, diciamo, eh, però eh, è così, come devo dire, insomma Uh, Comunque a riprova, che Al Nofie, scusate, Danning. ha messo anche la German Ukraine reinforcement per renderlo più vario, cioè per cercare di equilibrarlo. Ha messo anche dei what if che sono interessanti. Alla fine è chiaro, 7, eh, ma un pieno 7. Ecco perché dico che su. So eh, su un board game geek, secondo me è un po' underestimated, un po' sottostimato, e non riesco a capire perché. Perché, molto sommato. La, la, secondo me l'ha sottostimato. Io, sai che sono sempre quello del libro di Palmer, l'ha sì. un po' sottostimato anche Nicolas Palmer, eh, questo gioco. Nonostante che dica, sì, è un buon gioco, però si rischia di annoiarsi, perché una volta che hai posizionato le unità non puoi più, fare, non puoi più tornare indietro e eh, il gioco eh, va avanti da solo. No, eh, però Ma francamente, noi lo stiamo eh. promuovendo perché chiaramente, siccome si parla anche di gente che magari si trova da solo a casa e si vuole un attimo eh, guardare questa parte della guerra eh, in cui il sovietico è l'offensiva, questo è il gioco che ancora adesso gli dà un'idea di quello che fu eh, questo trappolone, questa distruzione del Center. Ecco perché gli diamo sette. Se non di più, ma proprio perché è ancora valido, non perché sia. Io vado Cioè, Non è che ho l'intera gamma di giochi, della produzione dei giochi di. Però non è che ne ho visti tanti sull'argomento. Eh, ti ripeto, adesso ecco, non mi vengono in mente perché ecco perché io piazzai World at War subito, perché memore di Army Group Center, di Distraction, Air, ho voluto vedere come era la, una nuova edizione ed ecco perché rimasi profondamente deluso e rattristato. E io... eh, ricordiamoci, ricordiamoci che... Eh, cosa, questo, Tratta della dell Army Group Nord dove comunque i, i, i russi hanno avuto più da fare. Beh, che io non ho giocato, giocato. ce l'ho qui, pensate, ce l'ho proprio davanti. L'ho comprato perché me ne avete sempre parlato bene voi. Eh, Nando Ferrari, e io l'ho comprato, ma non l'ho ancora piazzato. Koenigsberg. Tu l'hai giocato, ma, Stefano, è vero? Ma no, è anche bello. Io l'ho no, visto che c'era Stefano che giocava sì? e, e ed ho portato il no. gioco. Sì, sì, l'avevo sì, portato sì. a Piana, l'avevo portato. Io, eh, ma poi eh, stanchi eh. NASA. Che bello! Eh, male. In, infatti, io ho comprato su vostra indicazione entrambi perché tutti coloro che l'hanno provato me ne avevano parlato positivamente. E, eh, a riprova che ci sono giochi validissimi sul fronte orientale, ma a riprova anche sull'Army Group Center, su questa distraction, su questa battaglia probabilmente eh, già destinata. Però non c'è molto, non c'è molto e ecco perché. Io, Stefano Fontana e Stefano Valentini attribuiamo un bel 7 e fidatevi, è un 7 meritato e eh, che mettere, io metterei subito... No, non è regalato, no, no, no. Non possiamo dare di più perché? Perché una critica che io li muoverei, probabilmente le unità andavano leggermente differenziate l'una con l'altra. Cioè, è chiaro che tutte le divisioni tedesche sono da 2-5. A livello divisionale si può anche fare qualche differenza e quindi questa io la muoverei come critica forse un po' piatto per quanto riguarda la caratterizzazione delle unità impiegate sì. cioè, eh, sì. se no andremo ancora di più su è chiaro, è un gioco da rivista ma è un signor gioco da rivista quindi promosso col 7 Stefano Vale, Stefano Fonte un abbraccio eh, venerdì prossimo, non mi ricordo di quale gioco il numero 37, che cosa prevede il numero no 37 Ah, allora, allora aspettate. Ho l'impressione che il numero 37, ragazzi, lo saltiamo. Ma non perché vogliamo, perché parla. È, è un gioco che io non ho mai giocato: Scrimmage sul football americano. E non è che non ne voglio parlare, ma non è Wargame quindi magari sapete che c'è, io ve li mando tutti e due, 37 e 38 del 37 parleremo solo di qualche magari particolarità sull'articolo, ma del gioco non ne parleremo, magari lo, lo diremo al volo, ecco è un gioco sul football americano, Marco Mengoli mi pare che sia l'unico matto del gruppo che l'ha giocato, eh? magari chiederemo anche a Marco Mengoli, Marco ma di Scrimmage, chi ci dici? E il 38 invece? Eh... Perché 39 è Follow Rome, il 38 è udite Beh, udite certo. lo sapete che non mi ricordo il numero 38 eppure una volta visto, eh. il numero visto. 38 di strategy in tactics allora follow Rome il 39 il numero 38 accidenti vado a vedere eh, guarda, il 38 pagina, lo dico. Eh, guarda dimmi un attimo il numero 38 cosa parleremo Incrociatore, praticamente cioè. ah eh, Chrysler Armored. Eh, incrociatori corazzati. Sì. È vero, è vero, eh, parleremo di Navale. Parleremo di Navale. Quindi qui vi scatenerete sul Navale. Eh, lo dovrò, ve lo mando: ve lo mando se non ce l'avete. Eh, francamente, non so se sia un gioco valido o meno. Però parleremo di Navale: parleremo di veramente scontro Navale. Allora, Diretta Morgan Dick No, no, no. Però lo analizzeremo e vedremo se poi... Effettivamente... Ragazzi, su questi giochi vecchi non tanti hanno dato i voti. Anche su Army Group Center, The Distraction. non è che in tanti hanno commentato. Notare, sì. Vorrei farti notare che cosa è uscito al numero 40 però di Strade and Beh, è chiaro, quando arriviamo, eh, sì, quando arriviamo <ride> al 40, eh, però sapete, ci terremo <ride> compagnia fino al numero 90, questa serie di Stasian Tactics. Insomma, per chi vuole sapere dei primi 90 giochi o 70 giochi Stasian Tactics, ne parleremo, però ecco, eh, in ogni caso, tornando a noi, ho l'impressione che qualche voto su questi vecchi giochi di Stasian Tactics sia dato un po' a caso. Infatti, Army Group Center, molti 5 mettono 5 e non dicono nulla. Eh, no, ma, eh, ma ormai un... l'abbiamo capito come funziona Sì, così, sì. ma un po' eh. simpatia, oppure comunque voti dati solo perché uno ce l'ha in collezione, ma non la penalizza. Ma io mangiata. apprezzo chi mi dà, ho dato 5 perché, mentre spesso e volentieri mi mettono esatto. voti altissimi o voti bassissimi, senza senso, cioè uno che mi dà uno. A Army Group Center, allora eh, ragazzi ci mette collection dog food, ma l'hai mai giocato? Perché uno vuol dire che non c'è, cioè, non, non gli dai proprio mai uno. Ok, allora questo gli dà due. Attenzione, lo sto leggendo meglio di quello che mi aspettassi. Il gioco è facile da imparare con un clean system e gli dai due. Cioè, ma allora me l'hai pure scritto. Ma allora sei, scusate, ma, io, ma non hai capito nulla. Se lo dici te è meglio di quello che mi stassi, Il gioco è facile, è godibile abbastanza se ti piace l'old school games e le tue aspettative non sono alte. E gli dai due. Ma scusa, ma. Eh, cioè, almeno app... sei. bravo, dagli almeno sei, no? Almeno sei. Ok. Uno gli dà tre il mio primo gioco di Stragen Tactics, e io a prescindere gli darei sette per questo, altrimenti non, non degno di menzione. È venduto, secondo me non l'ha mai giocato. Ma eh, guarda, non lo so, a volte, a volte la gente o si ferma alla grafica, o eh, nel senso, uno non ha, non ha questa grafica di impatto, no, Perché certo, poi non, non approfondisce. No, su 10 persone, 8 danno 4 senza scrivere nulla. Non sono un gran fan del fronte russo né dei vecchi giochi 4 ok. Ma allora sta zitti. Cioè a riprova, che ho l'impressione che delle volte molti diano i voti così. E alla fine io invito tutti, ma questo come consiglio, leggete i commenti e poi non vi fate influenzare. Piazzate il gioco e vedete se vi soddisfa. Questo è il mio consiglio finale. Giante, per... ti, posso, ti posso dire io: io non ho, non ho mai giocato armi, armi group center, no? Però leggendo la rivista, eh, fa tanto, leggi eh. la rivista, ti invoglia a Bravo, sì. la situazione, e ti ripeto, Borga Geek lo dico. Io lo leggo, vedo i voti, ma lo contesto sempre un pochettino. Stefano Vale, un grande abbraccio perché a Stefano Montana è caduta la linea e voleva ah, salutare. Quindi ti saluto Stefano, ci vediamo con bravo. te sempre come al solito, speriamo di vederci live al più presto possibile. Basta che riaprono le frontiere perché a questo punto devono riaprire le frontiere regionali. Stefano, un grande abbraccio e grazie. Un Oh, grazie a te. Ciao Stefano, ciao Falta, ciao. Adesso andiamo Vorteo, a uan ciao uan Stefano a richiamare Stefano Fontana, così permetto anche a lui di salutare che anche l'altra volta è, eh, ti sto richiamando Stefano. Ecco, gli metto lo speaker, così lo faccio salutare live. Stefano, ecco, è caduta. Beh, dopo un'ora magari il salottino sarà stufato. Stefano, eh, abbiamo completato. Eh, ti auguro un buon fine settimana. Spero che anche sarai con noi. Amore, Grazie, Mauro, grazie, è sempre un piacere stare con voi. Grazie. Bella chiacchierata oggi, bellissima. Ciao, Stefano, un abbraccio, buon fine settimana. Ciao ciao, 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 ciao. Bene, ragazzi, spero che eh, abbiate avuto una panoramica di questo gioco, ma non solo. Abbiamo parlato di fonte orientale, siamo andati a, a parlare anche di eh, guerra eh, ipotetica, terza guerra mondiale, da guerra fredda. Insomma, spero di eh, aver dato l'idea di una trasmissione che. Sale sempre di puntata in puntata, soprattutto a fronte di vista contenuti. Ci piace anche scherzare, ma speriamo che sia veramente il podcast che vi spinge a giocare a Wargame e, soprattutto, a eh, insomma, diffondere il verbo. Vi ripeto, del Board War Gaming. Ciao a tutti, via con la sigla di Damp Caldi Hour Fallen. La cambierò a breve, ma probabilmente cambierò sigla iniziale e sigla finale con la terza stagione che inizierà, a presumo primi di settembre. Già vi preannuncio che questa seconda stagione che è giunta alla 112 puntata si concluderà il 30 giugno. Con, dopo circa arriveremo a 130 puntate e poi ci daremo a rivederci con la terza stagione perché non posso al momento fermare questo podcast. Ciao, alla prossima!